abbiamo da sempre, sin dal primo momento, sentito la vicinanza del sistema paese e delle istituzioni tutte in maniera unitaria. La presenza oggi della Commissione Lavoro sancisce che in maniera unitaria il Parlamento, in rappresentanza di tutto il popolo italiano, è vicina a questa vertenza, è vicina al nostro investimento. Noi siamo orgogliosi e onorati di questo impegno. I lavori procedono alacremente, ovviamente c'è il tema dell'amianto, che insomma dobbiamo rispettare le procedure che l'ASL e l'ARPAC ci hanno ovviamente a tutela della pubblica incolumità chiesto di rispettare, quindi procederemo con la rimozione dell'amianto in maniera manuale, così come prevista dai piani della sicurezza. Nel frattempo noi abbiamo previsto un piano di accelerazione con l'acquisizione dello stabilimento nell'area di Pomigliano d'Arco, nell'area dello stabilimento ex Fiat, dove abbiamo acquisito e andremo a Roggito a fine mese un capannone di 32.000 metri quadri che sarà adibito alle prime lavorazioni, e entro un anno lì inizieremo le prime attività. Ancor prima pensiamo di mettere al lavoro alcuni lavoratori presso il nostro stabilimento di Acerra, perché stanno per arrivare le prime commesse di Power Skip. Era l'unica cosa pensata. E ora non vedono l'ora di ricominciare. Ma ci siamo qua. Diciamo che abbiamo trapassato un po' di governi, insomma. Lo so. La situazione è una situazione in netto miglioramento, evidentemente, rispetto a quanto effettivamente e di quanto si era occupata la politica, come sapete, trasversalmente tra maggioranze e opposizioni varie negli ultimi anni. Il caso Whirlpool all'epoca fu un caso eclatante per quanto riguarda la tutela del lavoro nel nostro paese. Come prima spiegato, l'RSU serve un virtuoso combinato disposto, ovvero la politica che fa dei passi avanti anche in modo molto incisivo sotto questo punto di vista per non far scappare le aziende del nostro paese, ma dall'altra parte devo dire, e sicuramente in modo molto molto positivo, anche aziende che di fatto e player importanti, in questo caso player internazionali, che di fatto vogliono investire all'interno di un territorio, investendo parecchi milioni e milioni di euro, riqualificando. I lavori stanno andando avanti, mi sembra, in modo sostanziale, in modo molto molto rapido. Per quanto ci riguarda, in questo caso la politica, i vari ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero del Lavoro, devono assolutamente certificare e confermare quella che sarà la roadmap, ovvero la tempistica rispetto ad una burocrazia che nel nostro paese evidentemente mette ancora ogni tanto il bastone tra le ruote e vuole fare impresa, ma che sufficientemente sotto questo punto di vista deve garantire che tutto quello che è il piano di investimenti venga rispettato di minuto in minuto, per cercare di riprendere questi lavoratori che prima erano diventati un simbolo per il nostro paese, oggi banalmente, ma non è banale, hanno bisogno di lavorare e di mantenere le proprie famiglie con il proprio lavoro.